Delle attività extracurricolari, lei faceva riferimento anche a dei corsi di educazione stradale. Sì. La scuola, e io nella fattispecie, perché sono una docente referente dell'area studenti, quindi mi interesso di tutti questi progetti e attività che possano incrementare il bagaglio culturale dei nostri studenti. Sì, educazione stradale legata a tutte le fasce, dall'istruzione al monopattino, all'utilizzo del monopattino, della bicicletta, fino alla guida sicura con l'autoveicolo, insomma con la macchina. E quindi noi quest'anno inizieremo il nuovo anno scolastico, ma negli altri anni trascorsi abbiamo sempre partecipato a questi corsi, non solo di preparazione, perché abbiamo avuto una prima parte, un primo step preparandoli teoricamente, e la seconda fase pratica. Infatti ci ha molto aiutato l'ACI del Molise, e insieme ad alcuni esperti di Roma, e sono venuti a fare proprio delle prove, delle simulazioni di guida sicura, e veramente i ragazzi sono stati molto entusiasti, insomma hanno partecipato moltissimo. Ma non solo educazione stradale, anche educazione alla sessualità. Abbiamo lavorato sempre con il consultorio, con altri enti, con la Croce Rossa, insomma con dei professionisti privati, e comunque hanno permesso a questi ragazzi di acquisire conoscenze specifiche e vere, non fake news, su come la sessualità possa essere vissuta in una maniera sicura. Quindi abbiamo parlato anche di prevenzione, abbiamo parlato anche di prevenzione anticoncezionale e prevenzione nei confronti delle MST, delle malattie sessualmente trasmissibili, perché sappiamo che è una tematica molto molto importante e che interessa i nostri studenti. Professoressa, in questa scuola i ragazzi vengono seguiti a tutto campo, addirittura c'è uno sportello psicologico dedicato a loro. Cosa trovano i ragazzi a questo sportello?
Sì, giusto. Lo sportello di supporto e ascolto psicologico ormai nella nostra realtà si è stabilizzato, insomma, è diventato un valore, non un valore aggiunto, ma fa parte proprio del nostro curriculum, diciamo così, tra virgolette, della nostra offerta formativa. Abbiamo questa la psicologa, abbiamo una psicologa. E che ci supporta a 360 gradi, da attività individuali, cioè legate a problematiche specifiche relative agli studenti che ne fanno, insomma, richiesta, ma non solo agli studenti, anche ai docenti e alle famiglie, perché noi abbiamo anche delle richieste specifiche da parte, insomma, dei familiari, dei genitori di questi studenti. Devo dire che lo sportello di supporto e ascolto psicologico ci ha dato veramente una grande mano in questo momento così di emergenza, perché ci ha supportato i ragazzi quando siamo stati in DAD e diciamo a distanza, e ha cercato di colmare quelle lacune che mano a mano, insomma, si andavano creando diciamo nel nostro percorso didattico. E quindi noi siamo ben lieti, i ragazzi sono ben contenti di avere questo aiuto, perché relativamente a problematiche specifiche i ragazzi non si aprono né con le famiglie né con la scuola, con i professori, con i docenti, però riescono a parlare, quindi ad esprimere, ad estrinsecare i loro sentimenti, insomma le loro problematiche, a una persona altra dalla scuola, quindi a questa, la psicologa, che devo dire ha risolto parecchie situazioni e che comunque ci supporta passo passo nella nostra didattica. Professoressa, i ragazzi di questo istituto partecipano anche a parecchie competizioni, lei li sta preparando per un nuovo appuntamento. Sì, è vero. Sempre nel nostro piano dell'offerta formativa noi diamo la possibilità ai nostri studenti di partecipare a delle kermesse, a delle maratone, a delle olimpiadi. Infatti attualmente io personalmente sto tenendo un corso di preparazione per le olimpiadi delle neuroscienze, in collaborazione con l'Unimol, quindi con l'Università degli Studi del Molise, proprio per far sì che questi studenti possano sensibilizzarsi a questo meraviglioso e ancora poco conosciuto mondo del cervello. Infatti noi del cervello conosciamo pochissimo, una bassissima percentuale, e quindi diciamo la nostra finalità è proprio questa: sensibilizzare gli studenti alle neuroscienze. Quindi cerchiamo di accendere in loro praticamente il desiderio e l'amore per questa bellissima, insomma, disciplina legata al sistema nervoso centrale. Ed è tutto per questa puntata di Viaggio in Molise, ma vogliamo ricordarvi che per guardare questa puntata e tutte le altre puntate di Viaggio in Molise potete andare al canale 11 di Telemolise, il canale 12 sempre di Telemolise, Telemolise 2, su Molise Mio, canale dedicato 212 in Molise, poi 880 è il canale se siete a Roma o nel Lazio, e poi potete seguire Viaggio in Molise in diretta o in demand su YouTube e su Facebook e Amazon Fire.